Oggi vi mostro la mia bedtime routine. La prima cosa che faccio una volta tornata da lavoro è parcheggiare la macchina in garage, tirare sulla capote e recuperare in macchina la borsa, le chiavi di casa, insomma tutto quello che lascio sul sedile. E poi quando torno a casa c'è sempre il mio cane che mi fa un sacco di feste, è sempre molto coccolone con me e niente, dopodiché salgo in casa. Appoggio sul tavolo la borsa, gli occhiali da sole, le chiavi della macchina e poi mi metto un po' più comoda, quindi tolgo le scarpe, mi metto le infradito e anche una maglia un po' più comoda per stare appunto in casa. E intanto che aspetto la cena mi metto sul divano, magari guardo un po' di televisione o sto un po' al cellulare. In questo caso mi sembra di aver chiamato Stefano e gli ho raccontato un po' quello che era successo durante la mia giornata e lui racconta quello che succede a lui durante la sua giornata. E niente, dopo appunto guardo un po' di televisione. In quel momento stavano facendo Reazione a Catena, che è un programma che fanno su Rai 1 e che mi piace tantissimo, quindi solitamente la sera quando torno a casa prima dal lavoro guardo questo programma e poi ancora sto un po' al telefono intanto che appunto aspetto la cena. Finalmente è arrivata ora di cena e quella sera stavo mangiando dei gamberetti, quindi del pesce con le verdure, peperoni, carotine e un po' d'olio e prezzemolo. È un piatto che mi piace molto, è un antipasto abbastanza abbondante, quindi mangio quello con un po' d'acqua, bevo un bicchiere d'acqua o due e poi finalmente mi dirigo in bagno per iniziare a prepararmi per la notte. Essendo estate, in realtà è ancora super chiaro. Comunque la prima cosa che faccio è fare la doccia. Mi lavo i capelli con questo shampoo della Garnier ultra dolce al cacao e olio di cocco e poi utilizzo questa maschera sempre della Garnier. Mentre per quanto riguarda il corpo invece utilizzo questo sapone della linea I Love ai frutti di bosco e che ha un profumo pazzesco. E uscita dalla doccia inizio ad asciugarmi i capelli tamponandoli con un asciugamano. E poi vado a pettinarli con la Tangle Teaser. Quando ho i capelli bagnati utilizzo sempre questa spazzola e poi per fare la riga e per spazzolarli meglio utilizzo la mia spazzola preferita, questa rosa e bianca che ho preso ormai tantissimi anni fa. E poi mi asciugo dal più grosso i capelli con il fono e mi faccio leggermente la piastra, specialmente adesso che ho questa frangetta un po' più corta, ho bisogno di piastrarmela perché altrimenti resta un po' tutta arruffata e incasinata. E dopo passo sulle punte questo olio che prendo dalla mia parrucchiera e che è fenomenale, ha un profumo veramente fantastico e lo adoro. E poi passiamo al momento di togliere tutto il trucco. Utilizzo per il viso questa acqua micellare della Garnier e la stendo insomma con questo dischetto su tutto il viso. Mentre invece per quanto riguarda gli occhi utilizzo questo struccante occhi express 2-in-1 sempre della Garnier. Lo tengo un po' sull'occhio, poi inizio a strofinare, insomma, a togliere il trucco anche nelle ciglia inferiori perché metto sempre un sacco di mascara. Poi passiamo alla maschera. Questa sera ho utilizzato la maschera in quest'ultimo periodo, insomma, mettevo la maschera Terra Madre di Lush, che ha un profumo al cioccolato veramente fenomenale, è super super buona. Inizialmente non mi piaceva, ma con il tempo ho iniziato ad amarla. E poi insomma con questa faccia un po' da mostriciattolo mi faccio qualche selfie e dopo una quindicina di minuti vado a togliere la maschera con dell'acqua tiepida. Mi tampono con un asciugamano per togliere gli eccessi e poi passo ai denti, insomma mi lavo i denti. Dopo aver lavato i denti passo a fare un leggero scrub sulle labbra, utilizzo questo Labbra Cadabra di Lush al gusto di fragola, anche questo profumo è pazzesco. E poi passo al balsamo, questo è il balsamo sempre di Lush, Seguimi, al gusto di miele ed è buonissimo. E poi vado in camera, inizio a togliere la quantità immensa di cuscini che tengo sul letto. Poi magari sto al computer un'oretta, due orette, insomma guardo i vari video su YouTube, guardo le mie serie TV preferite
E poi a una certa vado a dormire. In questo caso sono andata a dormire prima del solito perché il giorno dopo sono partita per Parigi, quindi sono andata a letto molto prima del solito. Prima di dormire mi piace leggere un libro, solitamente leggo uno o due capitoli e dopodiché spengo la luce e vado a dormire. Buonanotte!